I'd been here many times before. I didn't know how many. This felt different. Like my last chance. If it wasn't already too late. Non c'è più. Nobody lived here anymore. Was I too late? Io però perché non mi fa vedere l'intera mappa del mondo? Controlliamo prima il resto, anche se non credo che ci sia qualcosa. Scratch was in there, writing his horror story. There was still time to stop him. I needed to get inside. Poi buttare giù la porta. There's so much rage inside of him, I can't stand it anymore. God, I tried so hard. I can't. I can't. Made a decision. Most of you won't understand. Lacrime. You'll call me an artist, but I don't care about any of that. I just wanted to show the world what I see. I can't keep going like I have been. It's time for a perspective shift. To go from photographer to subject. From artist to art. Cosa ha fatto? Uno snuff movie? Soggetto, ha detto.
è buttata nel luogo buio? Non ho capito. O solo suicidata? Alice was dead. Scratch tortured her until she couldn't stand it anymore. Until she broke. And all that time she thought it was me. Scratch was still here. He hadn't escaped the dark place yet. He was scratching my edits out of return. I had seen this before. This was not Scratch. This was me. Caught in a loop. I had stopped myself trying to fix the manuscript. I was the one haunting Alice. It was always me. I killed her. L'oscurità. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you're gone. I tuoi amici lo vedranno quando. Provate a cercare i Portishead, Portishead, scritto S-H-E-A-D.
Mi sembra che facevano musica l'altro ieri, in realtà saranno passati 20 anni. Quindi è probabile che molti di voi non li conoscano. Ci assomigliano molto a questo. Però sono un po' più compiuti, una musica un po' più compiuta. Tra l'altro è estremamente, praticamente sempre la stessa cosa, più o meno. Mi sembra molto similare il testo alle altre. Oppure anche Tricky. Ha fatto un altro gruppo lui. Però adesso non mi ricordo il nome, c'è la parola God dentro, mi sembra, c'è la parola Dio. Ha fatto un album un po' particolare. Adesso magari guardo un attimo, appena finisce. Comunque tutta la scena trip hop in inglese praticamente degli anni 90, erano fino a 3 o 4 gruppi, non di più, di cui i Massive Attack sono i più importanti. Se sbaglio sta durando più del solito, ma cos'è, si è ricomposta? Non è che forse si è ricomposta la canzone, adesso è più completa, no? Qualcosa del genere, no? Non so, mi viene il dubbio. Perché prezzi, cioè, bene o male sono quelle le parole. E sta durando anche di più. Ovviamente, liberissimi di saltare. Io lo lascio sempre per completezza. Forever, non è che devo premere stavolta. Ma è Alan questo? Quello che ha detto It's a Spyro. Finirà pure.
Mettiamola così, in termini artistici, quando io dico che loro dovrebbero prevedere più accuratamente quello che pensano che siano gli effetti del loro gameplay, eccetera, delle loro scelte, per esempio anche appunto l'umorismo. Il fatto che non, per me non ci riescono più di tanto, nel senso falliscano un po' l'obiettivo, è appunto un limite del... è un limite artistico in un certo senso, no? Perché si parla tanto di arte qua, e l'arte dovrebbe colpire a segno un po' tutti, no? Però anche tutta questa parte qua, così lunga, così lenta, cosa dovrebbe significa? A me non trasmette nulla, sono onesto, a parte che ci sto parlando sopra, eccetera, però anche quando ho cercato di lasciarla scorrere, mi sembra eccessivamente prolissa, non so come dire. Poi ognuno ha i suoi parametri, chiaramente, perché anche in fatto i musicali, infatti c'è chi piace una cosa e chi piace un'altra, bene o male, eh? E quindi ovviamente abbiamo tutti opinioni, abbiamo delle opinioni ben precise, ognuno su quello che per noi diciamo così arte, anche se io è finito, anche se io ritengo che l'arte sia solo un concetto e nient'altro, ok? L'ho detto in varie occasioni, in Talos Principle, forse l'ho detto anche nella serie, come si chiama, Pentiment, che era un mezzo talk show praticamente. Però appunto è questo il fatto, cioè se tu fai qualcosa che va oltre il gioco e basta, a parte che già il gioco può essere valutato in un modo o nell'altro, ma cerchi di andare oltre, bisogna vedere anche se poi sei stato efficace nell'andare oltre, no? Sei stato, hai centrato un punto. Secondo me no. La mia risposta è che quando tenta di fare questo, non sono sempre andati a segno. Non so come spiegare. Appunto il pacing è sbagliato. Questa canzone qua che è durata in eterno è sbagliata, ma sono tanti particolari qui e là, no? Anche tutto quell'episodio. Come cavolo si chiamava quello, non mi ricordo il nome, quello in cui camminavamo in mezzo a tutti gli schermi, no? Gli schermi giganti che facevano la musica. Io l'ho trovato un po', come dire, su un attimo al tab, voglio cercare, l'ho trovato poco riuscito. Ognuno poi, ripeto, può avere assolutamente il suo parere, cioè io sono ancora convinto che, per esempio, conti molto l'esperienza, conti molto l'esperienza intesa come cultura proprio. Perché se non fosse così, certa gente, per esempio, non so, non si esalterebbe per un Starfield, per intendere. Tuttora leggi di gente che si gioco definitivo, gioco della mia vita. Sì, ma probabilmente loro hanno giocato un gioco. Non so se mi spiego. È chiaro che se tu fai vedere giochi che comunque sono dei giochi grossi, eccetera, vasti, lo fai vedere a giocare per la prima volta a un giocatore, tra virgolette, predisposto, ma che non ha mai giocato quel genere lì prima, dice, ah, capolavoro assoluto. Quando invece ti fai decine di anni di questi giochi, ti fai 20 anni di questi giochi, e a quel punto lì la tua visione cambia, no? E qui, e questa cosa vale per la musica. Tricky. Non so se c'è un altro nome. Alla fine il trip-hop è Nearly God. Esattamente. Cioè, ce l'avevo in mente, la copertina, avevo il dubbio che si chiamasse così, però non volevo dire una cavolata. Tricky, se voi cercate sul mio mitico Rate Your Music, a un certo punto ho fatto questo album che si chiama Nearly God. Poi ho fatto anche Pre-Millennium Tension, questo per dirvi che in realtà è prima, infatti del 96 questo qua, Pre-Millennium Tension. Allora, il trip-hop. Praticamente è una variante del hip hop, ok? Però è trip nel senso di viaggio, nel senso di appunto più, sono ritmi più lenti, più oscuri, più sognanti, più da viaggio, il trip mentale, no? In un certo senso. I Massive Attack rimangono comunque più orecchiabili, più commerciali. Tricky, a parte il primo album, poi ha sperimentato un po'. Tanto è vero che questo Nearly God viene dato tra le descrizioni come surreale, oscuro, misterioso, urbano, notturno, melanconico, solitario, avant-garde, atmosferico, eccetera, eccetera, no?
Però ripeto, tornando al discorso artistico, no? Quindi se uno ha una certa cultura, chiaramente avrà poi anche una visione diversa di quello che sta giudicando, a parte avere comunque anche, diciamo così, gusto, ok? Anche se comunque è sempre una cosa soggettiva. Io ritengo di avere buon gusto, ovviamente. Ma perché bene o male, tutta la roba che ascolto io, se poi uno va a fare la controverifica, diciamo così, che è comunque apprezzata anche da altri, ok? Quindi non è una cosa in cui sono l'unico sulla faccia della terra che dicono che, non so, questo gruppo musicale è più bravo di altri o merita, eccetera, no? Siamo comunque in compagnia, per ogni genere, ovviamente, perché chiaramente non puoi far ascoltare, non so, musica gotica a uno che ascolta prevalentemente, non so, techno, che ovviamente gli farebbe vomitare, ma se hai una cultura nella musica gotica, a quel punto lì puoi incasellare, no? Vari gruppi e dare una specie di classifica personale. E da lì misurare eventualmente il tuo eventuale gusto. Però ripeto, comunque tornando al gioco, boh. Io sono abbastanza convinto che loro abbiano pensato che queste scene delle TV, della radio, eccetera, fossero dei momenti di, come dire, appunto, di calma, dei momenti di luce nel buio, no? Questa musichetta qua doveva dare una specie di sapore, forse, non so, dolce amaro, qualcosa del genere, un po' nostalgico, però è durata un casino. E così via. Le parti post-boss, perché sono sempre parti post-boss, alla fine ne abbiamo queste tre almeno. Mentre tu te ne vai in giro a cercare filastrocche, eccetera, hanno detto, ok, questo è un momento di fase, di calma, ma il problema è che non c'è mai stata una grande tensione. Ci potrebbe stare se il bianco ci può stare in contrasto con nero, ma se c'è veramente un nero e poi c'è un bianco, non so se mi spiego, perché se in realtà è un grigio e poi mi dai ancora un grigio, perché questo è, perché in realtà sono tediose quelle fasi lì, non sono rilassanti, sono tediose. In più non è che sei da solo, ci sono ancora i nemici per strada. Quindi deciditi, deve essere rilassante o non deve essere rilassante. Non so, qui ci troviamo di fronte, adesso mi spiace perché magari qualcuno di voi avrà saltato questa parte, secondo me magari la ripeterò al finale, però ci troviamo di fronte un po' alla situazione di Control. Anche Control appunto mi ha lasciato un po' così, perplesso su certe scelte. Vabbè, a questo punto fermiamoci perché sennò magari uno non sta nemmeno guardando qua. Andiamo avanti, ne riparliamo. C'è la sagoma di Alan. From the dark place with the song and the clicker, but he didn't end up here now. He landed on the shore after I faced Nightingale in the overlap. Hey, cioè indietro nel tempo, quindi. Are you okay? Oh, no, it's my fault. They got out with my face scratch. That night I found Wake here. He appeared because of this. The summoning. That was Wake. Scratch wasn't pretending to be Wake. They're the same person. Bitch. He's here! Scratch! Watch out, Anderson! Estevez, Scratch is Wake with the dark presence inside him. He wants the clicker. Change of plan. I'll lure him to the cell. When we're inside, lock it. And blast it with all you got. Hit him, Estevez! Fast. Anderson, pin him down with gunfire for me to get the light on him. On it. Anderson, we lost power. Back in the pit. Madonna mia. Vabbè, questo qui sarà la scena. Ancora un po' più lento. Adesso buttami in terra, ho piegato mezz'ora, vado. Ah, mancava un cazzo. Make us proud,
quindi. Siamo da lontano? Stai facendo? Non riesco a capire. Cioè quello è acceso allora uno? Palla questa interfaccia del cazzo che si inchioda lì, non fa schifo quella roba qua in una maniera incredibile. Oh, cerchiamo di capirci quando, ma devo cliccare, come funziona? Non si ferma, boh. Già finito. Dai, dai. Ma l'ha fatto o no? Più niente. Ma he's too fast. Anderson, pin him down with gunfire for me to get the light on him. On it. Damn it. Anderson, we lost power. Non è fermo da mezz'ora? Cioè. Boh. Capito, ma l'avete... Wow. Certo che per essere un demone impressionante è fermo. Dai, ce la fai. Ce la fai, ce la fai, ce la fai, ce la fai.
aspetta. Noi siamo vivi. Cioè, se ha sfondato il tetto avrei dovuto sfondare anche il nostro corpo, spiazzicarlo contro il vetro. Che è uscito dal tetto? Basta, finito il mondo? I hate to be the bearer of bad news, folks, but it's official. Tearfest is cancelled. Today, Bright Falls feels a little less bright. Perché mi devi fare ste... Tra un po' durano più le canzoni finali del capitolo. Vabbè. Io lo lascio. Voi saltate in caso. Peccato che la volta scorsa ho parlato invece. Sì, sembrano Yopet, però... Che poi non so come si pronunciano, è scritto O-P-H-E-T, che sono una specie di death metal progressive notevoli tecnicamente, non so... Qua no. Poi, che poi la Remedy Svizzera si sia divertita a fare questi giochi non dubito molto, tra perché c'è la parte recitata, tra che appunto devono avere coinvolto dei musicisti, tra che hanno avuto che fare con Ilmo, che è quell'attore di Vikings.
carino questo. Senta, non posso ma un euro, però... climax adesso con Casey Baragraffio, che sembra che abbia il clicker, sembra che stia scatenando l'oscurità sul mondo. Qua c'è il Gran Maestro, sembra la sagoma della maschera del cervo. A proposito, questa storia del Gran Maestro, era Ilmo? A parte che era una visione qua nel luogo oscuro di Wake, quindi... perlomeno anche della storia che stava raccontando, quindi non è necessariamente un personaggio reale quello. Vabbè, bel modo di interromperlo, grazie. No. Tom, we need to get to our next gig. We're doing this for you and our lovely saga. You take care of things on this side. Don't screw it up, Tom! I'd seen it all play out, like a horror movie I've been forced to watch. The Dark Presence held all the cards now. Niente mappa. Ehi, arrivo. Welcome back, Wake. You are awake now, right? With the shadow out of you? Some good news, at least. Bad news is, I haven't seen a situation this fucked since the AWE in Eagle River. The shadow's now in Alex, and Anderson is gone. We need to figure out how to salvage this. I'll do anything it takes to fix this, Agent Estevez. I'm the reason this is all happening. It's never that simple. But I should have put you in a box and shipped you off to a containment facility the second I laid eyes on you. The only question now is,
Are you able to fix this? I can try. Not the most encouraging answer, but we'll make it work. Scratch. The dark presence inside Casey. It threw Saga into the lake. If she ends up in the dark place, she could be there forever. It took me 13 years to get out. Zane never did. Tor and Odin went in after her, right? Maybe they'll get her out. With the power of rock and roll. I saw them when I was trapped there. They performed in my musical. I'm immediately less optimistic about this. What's the situation? I've never seen an entity break a Bureau containment unit like that. And now the Dark Presence is occupying Agent Casey? When it attacked him in the woods, it must have been preparing for this. And now he is the Clicker. Scratch will go to Bright Falls and use the Clicker to bring about the horrific ending he wrote for Return. But I can still fix this. How? Scratch must have the manuscript. If I can read the ending, I can rewrite it. I need to go after him. Well, you won't get very far without these. This plan is a real Hail Mary wake. I wish I could help, but this is all on you. I got you every kind of weapon we have available. Don't fuck it up. Il tipo di armi le conosciamo già. The FBI vehicle would be at the parking lot. Allora, niente mappa. Qui non c'è dentro niente. No. Quindi lei è stata scaraventata nel lago. Ok. Cioè, ok. I was awake again. Clear-headed for the first time in what felt like a lifetime. I was back exactly where I left. A dark forest outside Bright Falls. A gun in one hand, a flashlight in the other. Haunted by my own writing. Alice taken from me. I knew what I had to do. Stop the horror story from coming true. Stop the dark presence. Mi è piaciuto il cambio che è saltata fuori la musica immediatamente appena superato. Potevano aspettare un secondo.